Uno dei fantasmi della cosiddetta cultura occidentale è quello dell'identità. Dal momento in cui infatti cominciamo a definirci come esseri umani adulti, stabiliamo dei confini entro i quali proviamo a restare rinchiusi, asserragliati, affinché ci riusciamo, siamo portati a difendere quel recinto. Poi però, per fortuna, arriva la vita e spazza via tutto, e nel bene e nel male provvede a travolgere quegli steccati che tanto pazientemente avevamo immaginato di costruire per proteggerci. Le parole di Virginia Woolf, le parole di Orlando, raccontano la storia di un essere favoloso che soltanto con la forza delle parole supera le barriere dei sessi e dei secoli. Quelle parole ci spingono ad andare fuori da quel recinto, oltre quell'idea di un io che ci eravamo costruiti e che sembrava dato una volta per tutte. Orlando, con la sua irresistibile vitalità, ci invita a porci continuamente la domanda: chi sono io? Chi siamo noi veramente?